Nel cercare di disegnare così un itinerario per approfondire insieme l'articolo 5, sono rimasto suggestionato soprattutto dal titolo, che è bellissimo, perché è una domanda pasquale, chi cercate? È una domanda pasquale anche se noi la troviamo fin dall'inizio del Vangelo di Giovanni, ad esempio, no? La versione dell'inizio del Vangelo di Giovanni è che cercate? Ma chi cercate è la domanda che gli angeli rivolgono alle donne, alle mirofore, a coloro che il mattino di Pasqua andavano a ungere il corpo morto di Gesù. Chi cercate? Che cosa cerchi è la domanda che Gesù stesso rivolge alla Maddalena, che non lo riconosce immediatamente. È una domanda pasquale e credo che sia una domanda che attraversa davvero un po' tutta la nostra vita, anche la nostra vita di credenti. Perché ogni tanto è giusto che noi ci domandiamo chi stiamo veramente cercando. Perché certe volte usiamo anche della nostra vita religiosa, della nostra spiritualità, usiamo anche dei nostri cammini personali e non avendo più il centro, la parte più importante del nostro percorso, a volte noi cerchiamo Gesù perché vogliamo stare bene, quindi stiamo cercando noi stessi fondamentalmente, stiamo cercando la nostra pace, stiamo cercando di essere tranquilli o di risolvere un nostro problema, ma questa non è ancora la cosa più interessante del cristianesimo, perché il cristianesimo funziona soltanto quando la persona di Gesù è al centro e non semplicemente un nostro bisogno, e non semplicemente un insieme di valori o di idee belle sul mondo, sulla storia. Sulle persone intorno a noi, cioè noi siamo sempre non discepoli di un'idea. Se il cristianesimo ci fa discepoli di un'idea, fallisce. Quindi, che cosa stiamo veramente cercando? Si traduce soprattutto in chi stiamo veramente cercando. E vi dico questo perché la tentazione di interpretare e basta la vita, l'abbiamo visto anche l'altra volta, è sempre accovacciata davanti alle nostre porte. Cioè di usare il cristianesimo semplicemente come un modo per interpretare la nostra vita. Ad esempio, uno sta vivendo un dolore, usa il cristianesimo per interpretare il dolore che sta vivendo. Sta vivendo un amore, usa il cristianesimo per interpretare l'amore che sta vivendo. Non c'è niente di male nel far questo, ma è troppo poco usare il cristianesimo semplicemente per analizzare la vita, per interpretare la vita. Cioè, per noi il cristianesimo non è un'interpretazione della vita, per noi il cristianesimo è qualcuno. E se noi ci accontentiamo soltanto di interpretare la vita con il cristianesimo, ci siamo persi la cosa più importante di tutti, cioè che noi siamo non discepoli di un'interpretazione affascinante dell'esistenza, ma siamo discepoli di un uomo che è vivo, che è vivente, che è in mezzo a noi, che continua a operare in maniera viva in mezzo a noi. Ora, ci vuole una grande lealtà interiore per comprendere questo, eh? Perché? Perché il fascino delle sole interpretazioni è fortissimo, cioè parlare, parlare, analizzare, vedere, guardare dall'altro lato e poi scoprire un significato nuovo, trovare quell'idea geniale sulla vita, ma questo è troppo poco, è come se invece di incontrare ed amare qualcuno, noi ci innamoriamo del curriculum di qualcuno, cioè di tutte le informazioni di quella persona, senza mai veramente incontrarla. È come se una persona si innamora dell'idea dei figli senza mettere al mondo dei figli. È come se una persona parla di quanto sia bella la pace nel mondo, ma poi non si sporca le mani per ottenere la pace. Insomma, parlare e interpretare può diventare un modo per non vivere fino in fondo un rapporto personale. Questo può ridurre il nostro cristianesimo a un cristianesimo che ci accompagna soprattutto nei momenti belli e brutti della vita, senza mai cambiare fondamentalmente la nostra vita. Perché non so se ve ne siete accorti, ciò che cambia la vita di una persona è quando incontra qualcuno, non quando incontra semplicemente una interpretazione della vita. Ciò che può salvare la vita a una madre che ha perso un figlio, non è che qualcuno va e gli dice: "Ma tuo figlio era il fiore più bello e Dio l'ha raccolto e l'ha portato in cielo." Ma capite che questa roba qui non regge davanti al dolore di una madre?
Cioè, se tu non incontri davvero qualcuno che riempie il tuo dolore di significato, la tua vita non cambia. Ci sono momenti della vita in cui possiamo anche accontentarci delle parole e delle idee, ma fondamentalmente, fratelli miei, davanti alle cose serie della vita non bastano né le idee né le interpretazioni. Abbiamo bisogno di incontrare qualcuno dentro la nostra vita, cioè di renderci conto che la presenza di quel qualcuno fa la differenza, non semplicemente un'idea. La seconda tentazione è quella di pensare che il nostro cristianesimo è essere discepoli di un fantasma. Sono andato a cercare nel Vangelo gli episodi in cui i discepoli confondono Gesù con un fantasma. Li trovate in Matteo, Marco, lo trovate poi in Luca. Perché è importante? Perché la prima volta che lo scambiano per un fantasma è quando Gesù cammina sulle acque. Loro sono in preda a una tempesta e sono da soli al largo del lago, in preda a una tempesta, Gesù gli va incontro camminando sulle acque. Invece di sentirsi rassicurati dalla presenza di Gesù che va al loro incontro, loro urlano credendo di vedere un fantasma. E è molto interessante questa cosa, perché il fantasma ci dice che da una parte noi diciamo: ma sì, Dio esiste, Gesù è il figlio di Dio, ma quando lo incontriamo veramente dentro la nostra vita ci spaventa. Sto per dire una cosa durissima. Ci spaventa accorgerci che quello in cui crediamo è veramente reale. Cioè, finché ce lo diciamo così lo accettiamo, ma quando ci accorgiamo che quello in cui crediamo è vero, questa cosa ci spaventa. Perché Dio è sempre molto più grande di quello che noi ci aspettiamo. E quando entra dentro la nostra vita, la prima cosa che fa è proprio metterci in discussione. Ma non è un evento del passato, non è una storia che è accaduta nel passato e noi continuiamo con la testa a ricordarci qualcosa del passato. Gesù non è semplicemente un fantasma. Cioè, diventa un fantasma quando noi lo vogliamo relegare soltanto a qualcosa che è già successo, a credere che l'Eucaristia, che è stata celebrata pochi minuti fa, ha fatto arrivare in questo momento, qui, in mezzo a noi, la sua presenza viva e vera. Finché lo diciamo, sì, ma quando uno se ne accorge che è reale, è spaventato da questo. Vorrei dirvi che finché noi non arriviamo al punto di accorgerci quanto ci toglie il fiato la verità della nostra fede, noi ancora non siamo discepoli di un Gesù che è vivo, ma di un Gesù che è semplicemente la storia di un uomo che è vissuto 2000 anni fa, ha fatto tante cose belle, ma fondamentalmente oggi non c'è. Ci sono le sue idee, c'è la sua etica, ci sono i suoi discepoli, ma lui non c'è. Quando ti accorgi che lui c'è, questa cosa ti destabilizza, è normale. La seconda volta in cui i discepoli si spaventano pensando che fosse un fantasma è il momento della risurrezione. Gesù entra a porte chiuse nel cenacolo, loro erano chiusi, immaginate una stanza così, ovviamente molto più piccola, porte e finestre sbarrate. Gesù risorto entra dentro e quando lo vedono tutti sbiancano, tutti si spaventano. Giustamente l'avevano visto morire su una croce, l'avevano deposto dentro un sepolcro, trovarselo lì vivo e vegeto davanti a loro gli fa dire un fantasma. E Gesù, per convincerli che non è semplicemente uno spirito, che non è un fantasma, fa una cosa molto semplice: si fa dare da mangiare. Dice: datemi qualcosa da mangiare, datemi qualcosa da bere, sediamoci a tavola, facciamo qualcosa, toccatemi, sono veramente io, guardate le mie mani, i miei piedi. È rimasto famoso nel nostro immaginario il gesto di Tommaso, no? Finché non metterò il mio dito nelle sue piaghe, io non crederò. E tutti diamo addosso a Tommaso, perché diciamo: bisogna, tu sei incredulo come Tommaso. Ma Tommaso sta dicendo una cosa molto vera, che è vera per ciascuno di noi, e cioè che tutti abbiamo bisogno di toccare, cioè di accorgerci che quello in cui crediamo è vero, è reale. Ora, tutto questo è un dono dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci fa accorgere che la nostra fede non è la fede in un'idea, in un'interpretazione, e non è la fede in un evento del passato, ma che la nostra fede è una faccenda del presente, che è qui, che si sta giocando proprio in questo istante della nostra storia.
Finché noi non ci accorgiamo che la nostra fede è contemporanea a noi, il cristianesimo non ci cambia la vita. Perché rimane semplicemente un'idea, un'etica o un evento passato. E tutti noi, anche quelli più bravi, quelli più intelligenti, quelli che possono fare anche discorsi molto profondi, corrono profondamente il rischio di vivere così. Ed è questa la nostra difficoltà, soprattutto nella preghiera, la nostra difficoltà soprattutto nel rapporto personale con Gesù. Perché la sensazione che abbiamo è che è come se dobbiamo parlare o soli con noi stessi o con l'amico immaginario. Perché facciamo fatica ad accorgerci che la nostra fede è in qualcuno che è vivo e operante in mezzo a noi proprio adesso. Io credo che dovremmo fermarci innanzitutto su questa parte introduttiva che vi sto dicendo. Perché? Perché il pallino vero della nostra spiritualità dovrebbe essere scoprire quanto sia reale Gesù Cristo. Scoprire quanto Gesù Cristo sia profondamente vero e che cammina accanto a me nel mio presente e nelle mie circostanze. Ora, se Gesù è vivo ed è vero, allora ha ragione l'articolo 5 vostro che dice che è una persona vivente e operante. Queste due parole stanno a significare vivente, cioè che è viva, e operante significa che sta agendo in questo momento. Sentite che senso di pace ci dà credere profondamente in questo, cioè che Gesù è vivo e che sta operando in questo momento, che non è semplicemente bello, che non è semplicemente affascinante, che non è semplicemente qualcosa che tocca la vita perché dà una visuale della vita nuova, no. È bello perché è vivo ed è operante in questo momento della mia vita. Allora ognuno guarda la propria esistenza, no? Magari guarda la propria famiglia, si accorge delle contraddizioni lì presenti, guarda se stesso, guarda i propri peccati, la propria fatica, le proprie domande, le proprie angosce, le proprie speranze, e si accorge che Gesù non è messo lì come qualcuno che ti sta guardando ma non fa niente. È uno che non solo è presente, ma è anche vivo e operante dentro la tua vita. Credo che questa sia l'introduzione vera a tutta l'esperienza della preghiera. Cioè, la prima cosa che dovremmo domandare quando ci mettiamo a pregare è domandare allo Spirito Santo di farci accorgere che Lui è vivo, è presente ed è operante dentro la nostra vita. Ecco perché la seconda domanda è strettamente legata a questa affermazione che vi ho appena fatto. Cioè, se è vivo e operante, dove lo incontro? Sì, perché poi in fin dei conti io vi posso dire anche una cosa bellissima, ma uno deve tornarsene a casa e dire: è bello quello che ha detto Don Luigi, sì, ma dove lo incontro poi? Cioè, dove lo incontro come qualcosa di vivo e di operante dentro la mia vita? E noi abbiamo almeno quattro ambiti, quattro luoghi dove noi possiamo incontrarlo come vivo e operante. Sono i fratelli, la parola, la chiesa e le azioni liturgiche. Ecco, io mi fermerò su ciascuna di queste cose cercando di darvi una traccia perché questa cosa è vera. I fratelli. Perché i fratelli sono la presenza viva e operante di Gesù? È Gesù che ce lo spiega nel Vangelo e soprattutto ce lo spiega quando dice: qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avrete fatto a me. Che cosa significa questo? Che il fratello che ho di fianco, pur conservando tutta la sua umanità, tutti i suoi difetti, tutto il suo carattere, tutta la sua storia, tutta la sua bellezza e tutti i suoi limiti, è il luogo dove normalmente Gesù si nasconde e dice: qualunque cosa avrai fatto a lui, in qualche maniera l'hai fatta a me. Dice: ma proprio quello, ma quello è un po' disgraziato. Sì, sono là, anche lì, in quello che è disgraziato. E Gesù questa cosa la specifica perché dice: se siete andati a trovare il carcerato, se siete andati a trovare, avete dato ospitalità al forestiero, se avete accolto il malato. Ora pensate che tutti quelli che sono nelle carceri stanno lì per errori giudiziari.
No, cioè, ci stanno anche forse perché avranno sbagliato, non ci sono semplicemente le persone che per errore giudiziario sono andate a finire in carcere. Non è che Gesù è nascosto solo dietro gli innocenti che stanno pagando una colpa sbagliata nel carcere. Paradossalmente è nascosto anche in quello che ha sbagliato. È questo che ci scandalizza, capite? Ci scandalizza perché se diciamo che Gesù si nasconde dietro uno che è innocente, che è pulito, che è puro, lo capiamo. Ma se ci dice che si nasconde anche dietro un disgraziato, questa cosa ci scandalizza. Perché che ci fa Gesù là? Che ci fa lì? Ma è Dio proprio per questo. Perché non lo possiamo chiudere semplicemente nella categoria del puro. Dio può nascondersi ovunque, persino dietro una situazione che è contraddittoria, che è oggettivamente sbagliata. Lui può essere lì. E siccome la vita spirituale, come vi dicevo l'altra volta, non è una vita astratta, è una vita concreta, cosa accade? Accade che per fare qualcosa nella tua relazione con Dio hai bisogno di concretezza. Che cos'è che rende la tua relazione di Dio concreta? I fratelli. Cioè i fratelli rendono la tua fede qualcosa di concreto, perché il fratello è il luogo dove tu ti scontri e ti incontri. Ti scontri perché non tutto quello che c'è di fianco a te, nel volto della persona a cui vuoi bene o le persone che ti sono accanto, ti conviene. A volte ti scontri con i limiti, con gli errori delle persone, con le loro fragilità, con le loro cadute, ti scontri con il loro carattere, con la loro storia. Non è facile, ma l'amore non è mai una cosa facile. L'amore è una scelta. Tu scegli di voler bene a una persona. Perché se l'amore fosse semplicemente una corrispondenza, cioè c'è feeling tra di noi, dice Gesù, così fanno anche i pagani. Che merito ne avrete? Se amate solo quelli che sono simpatici, che merito ne avete? Tutti sanno fare questa cosa. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Tutti sanno amare una persona che è riamata. Provate a voler bene a una persona che non si lascia voler bene. Provate a voler bene a una persona che ha un carattere insopportabile. Provate a voler bene a una persona inavvicinabile per la sua storia. Provate a voler bene a qualcuno che pensa di essere furbo e quindi tenta sempre di fregarti in qualche maniera. Quanto è difficile credere che anche lì è nascosto Cristo. Dice la liturgia in uno, credo, dei prefazi di Avvento: tu continui a venire in mezzo a noi, in ogni uomo e in ogni tempo. È bello poter pensare che ogni fratello che incontro dentro la mia vita è un modo attraverso cui Cristo mi sta venendo incontro. Allora, certe volte la sua venuta è bellissima, è consolatoria, altre volte è una venuta faticosa. Accogliere ciò che dell'altro non accetto. Accogliere ciò che dell'altro a volte mi fa male, accogliere ciò che nell'altro non mi conviene. E sapete perché questo è faticoso? Per un motivo molto semplice. Siccome noi non riusciamo mai a guardare noi stessi, molto spesso noi stessi, per capirci, ci vediamo nei fratelli. Gesù lo spiega così nel Vangelo. Perché non togli innanzitutto la trave che è nel tuo occhio invece di togliere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello? Perché la trave io non la vedo, però riesco a vedere la pagliuzza del fratello. Cioè, tutto quello che dell'altro mi fa male, mi innervosisce, mi fa soffrire, in realtà sta dicendo qualcosa di me, che io però in me non riesco a vedere, ma nell'altro sì. E quindi è una sorta di rivelazione. Quando tu vuoi seriamente bene a qualcuno, il Signore ti fa un dono immenso, ti fa conoscere più pienamente te stesso e ti ricorda che sei infinitamente libero. Ma la libertà è una cosa che uno impara, eh? Cioè, tutti nasciamo con la potenzialità di parlare, ma poi cominciamo a parlare con il tempo. Tutti nasciamo con la potenzialità di camminare, ma poi cominciamo a camminare con il tempo. Cioè, potenzialmente uno è capace, ma ha bisogno di tempo prima di esprimere tutto questo. Nell'amore è uguale, cioè, potenzialmente tutti nasciamo liberi, ma è nell'esercizio di voler bene a qualcuno che tu impari davvero che cos'è la libertà. È questa la grande opportunità che ci viene data nei fratelli. I fratelli sono, in una certa misura, la concretezza di Dio. Non perché i fratelli coincidono con Dio, ma che sono il luogo dove io posso incontrarlo. Guardate che questa frase che vi sto dicendo è importantissima per non confonderci. Cioè, quando io tocco il fratello che ho di fianco,
non sto toccando Dio, lui non è Dio, ma lui è il luogo dove io posso incontrarlo e lo incontro nella sua bellezza e nei suoi limiti. Sono disposto ad accogliere, sono disposto ad accogliere la persona che ho di fianco nella sua totalità, non semplicemente in quello che mi conviene. Questo è un nostro modo di amare molto selettivo, cioè noi amiamo dell'altro solo quello che ci conviene. Ma questo non è il cristianesimo, perché il cristianesimo è amare agli altri anche in ciò che non ci conviene. La mentalità ebraica che Gesù a volte attacca duramente è proprio la mentalità che divide il puro dall'impuro. Ci sono cose pure e cose impure. Noi ci prendiamo soltanto le cose pure. Traduciamolo così in maniera molto semplice. Noi ci prendiamo dalla realtà soltanto quello che ci conviene. Ma non possiamo far così, perché Dio è nella totalità del fratello che ho accanto, non semplicemente in quello che di bello io riesco a vedere di lui. Allora, ci sono dei momenti in cui il Signore ci chiede di fare la nostra professione di fede, decidendo di voler bene a una persona, anche quando non conviene. Sapete, quando Gesù faceva questi discorsi nel Vangelo, i discepoli rimanevano male, molto male. Perché io vi dico, dice Gesù, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi fanno del male, porgi l'altra guancia. Guardate che quando io lo dico così, vabbè, dice, è bello, porgi l'altra guancia. Prova a trovarti nella situazione di dover porgere l'altra guancia e vedi come smetti di sorridere e ti accorgi che non c'è nessuna poesia dietro un'affermazione del genere. Non c'è poesia. A volte è drammatico, perché scattano dei meccanismi difensivi dentro ciascuno di noi. Eppure il nostro sforzo è esattamente questo. Cioè, come possiamo dire che stiamo vivendo una spiritualità autenticamente cristiana, nonché francescana anche? Soltanto quando non decidiamo semplicemente di dire, ah, adesso vado a messa tutte le domeniche, ogni primo venerdì del mese mi confesso, sì sì, va benissimo tutto questo, ma una delle decisioni che una persona deve prendere è decidere di voler bene a Gesù Cristo in tutte le persone di cui è fatta la sua vita. Non amare in astratto, ma amare concretamente. Io non conosco 5 miliardi di persone, però io conosco le persone che stanno in casa con me. Conosco le persone che vengono in macchina con me, conosco le persone che lavorano con me. È lì il mio sforzo di cercare di accogliere Gesù Cristo dentro la mia vita. È facile? Non è assolutamente facile, ma questa è la nostra spiritualità. Perdere tempo ed energie nel cercare di voler bene a tutta la persona, non semplicemente a quello che di una persona ci piace. Quando questa cosa capita con un estraneo, magari non la capiamo fino in fondo, ma cominciate a pensare a persone con cui siete compromessi fino in po', in fondo. Pensate a un marito, a una moglie, a dei figli. Quando tu a tuo figlio vuoi bene semplicemente a una cosa che ti conviene ed escludi una parte della sua vita che non accetti, lo fai crescere male. Perché tu devi voler bene a una persona completamente, non solo a quella parte che ti piace. Voler bene a una persona significa diventare veramente cattolici. Cattolico significa universale, capiente, abbastanza grande da far spazio dentro se stessi all'altro. Tutto l'altro, non solo una parte dell'altro. Allora, la stessa fatica che proviamo quando certe volte, dicevamo anche l'altra volta, ci mettiamo a pregare davanti al tabernacolo. Dici, io mi metto a pregare ma non sento niente, mi vengono i pensieri, mi verrebbe da andarmene, ma io me la leggo la pagina del Vangelo, ma poi non capisco che c'entra con la mia vita, mi viene da chiudere, da dire, andarmi a leggere per forza quello che dice l'altro. Insomma, è faticoso, ma tutte le relazioni sono faticose, tutte le relazioni. Cioè, se il cristianesimo non vi stanca, significa che non è ancora il cristianesimo impostato su una relazione. Se il cristianesimo va sempre bene, dice, oh, io riesco, ah, bellissimo, ma senti sta frase, senti sta frase. Ma senti sta frase cosa? Ogni tanto incontro delle persone e dice, io a mio marito tutti i giorni mando il tuo commento al Vangelo, che sa di punizione, no? Poi non vi dico quando finisco un incontro e poi magari rincontro quelle persone dopo un po',
Dice, da lui, quando ce ne siamo andati in macchina, ho detto a mio marito, hai sentito che ha detto? Cioè, come se tutto il mio sacerdozio fosse impostato a fare la predica al marito, no? O alla moglie, o ai figli, o mettetela come volete, però quello, quello che voglio dirvi però è che il rischio è quello di prenderci del cristianesimo, dice, ah, mo l'ha trovato qualcuno che te l'ha detto, ha trizzato le ossa, no? Perché te la ecco. È troppo poco. Questo ancora non è il cristianesimo, perché il cristianesimo è la fatica che prova una persona quando entra in relazione. Allora, ci sono cose in una relazione che ti gratificano e cose in una relazione che non ti convengono, ma non te ne vai. Cioè, non è che dici, mi tengo mio figlio quando facciamo le fotografie, che abbiamo i parenti, però quando si sveglia la notte non lo voglio più mio figlio. No, te lo tieni anche quando non ti fa dormire la notte. Cioè, ti prendi tutto di una persona. Nella relazione con Gesù è così. Cioè, non possiamo semplicemente cercare un cristianesimo che ci dà solo consolazioni, gratificazioni, senso di pace, di serenità. Se noi siamo veramente discepoli di Gesù, proviamo la stessa fatica che provavano i discepoli quando non lo capivano quando parlava, o erano spaventati davanti ai suoi miracoli, o lo scambiavano per un fantasma, o lo fraintendevano, o se ne scappavano, o quando qualcuno avvertiva che Gesù stava tirando troppo la corda, faceva scusate, torno subito, e poi non tornava. Molti hanno fatto questo, tant'è vero che una volta Gesù interviene e dice, ah, volete andarvene pure voi, gli dice ai suoi, andatevene. Non è facile essere in rapporto con Gesù, non è facile, ma dobbiamo avere il coraggio di rispondere come Pietro, da chi andremo? Soltanto tu hai parole di vita eterna. Allora, per poter fare spazio nella propria vita a parole di vita eterna, dobbiamo accogliere la fede come una relazione che ci gratifica ma anche ci stanca. Il primo luogo in cui accade questa relazione sono i fratelli. Dice, in che senso io sto vivendo bene la mia vita spirituale, il mio cammino cristiano? Dalla lotta che fai a fare spazio alle persone che c'hai di fianco a te, a perdonarle, a rimetterti in gioco, a dare un'altra possibilità, a lasciarti perdonare, a ripensare. Non è facile, mi piacerebbe darvi una ricetta, ma non esistono ricette, perché quello che va bene in questo momento, tra 10 minuti, non va bene più. Cioè, ci sono situazioni che cambiano costantemente e noi dobbiamo avere la capacità di discernere qual è la cosa giusta. Ecco che cos'è la vita spirituale, capire qual è la posizione giusta che dobbiamo assumere davanti ai fratelli. Ma non possiamo mai escludere i fratelli dalla nostra vita, pena tirarci fuori dal cristianesimo. Ma guardate che quando una persona ha ricevuto tante batoste e ha sofferto, l'unica cosa che riesce a fare nella vita è tentare di tenere quanto più possibile le persone lontane. Cioè tenersi un rapporto formale con gli altri. Vuoi il sorriso? Eccoti il sorriso. Vuoi che ti saluto? Ti saluto. Però non ci compromettiamo mai in una relazione. Qual è la frase più banale che diciamo a una persona quando la incontriamo? Beh, come va? Ma in realtà non ce ne frega niente. Cioè, è un intercalare, no? Per noi preti è pericoloso quando diciamo a una persona come va. Come va? Allora sediamoci un attimo. È meglio dire bello il tempo, no? Cioè, cambiare con un'altra banalità. Ma quello che voglio dirvi invece è che ciascuno di noi deve fare, uso una parola difficile, però adesso ve la spiego, che è una parola presente nella teologia. Ognuno di noi deve fare un'opzione fondamentale, cioè deve prendere una decisione di fondo. Allora, per poter essere discepoli di Gesù Cristo e non discepoli di un'idea, e non discepoli di una morale, e non discepoli di un evento passato, io devo decidere nella parte più profonda di me di compromettermi nelle relazioni con le persone che ho di fianco. Sapete qual è la fraternità più bella? Quella dell'altro paese, non la mia. Perché nella mia c'è quella. E poi c'è quello, e poi succede questo, e ci hanno dato un assistente, che così, e quella. Cioè,
Qual è la famiglia migliore? Quella dell'altro pianerottolo. Cioè, è sempre l'altro la cosa bella. Cioè, il rischio di pensare che quello che stiamo cercando è in un altro posto, è quello il rischio della nostra fede, che non diventa mai veramente fede vera, cioè non fa mai spazio a Gesù reale, vivente e operante, perché noi non ci prendiamo la responsabilità della realtà così com'è. Com'è? Scassata? È scassata, ma lì si manifesta il Signore, in una cosa scassata. È fatta di persone dove non se ne salva nemmeno uno, lì è presente il Signore, qui è la tua fede, credere che in quella fragilità si manifesta il Signore. Perché il Vangelo non dice dove due o tre bellissimi, intelligentissimi e santissimi io sarò in mezzo a loro. Dice dove due o tre, punto, chiunque essi siano. Questo vi tocca. Sto dicendo io. Allora, scusate se indugio su questa cosa, però è perché vorrei lasciarvi concretamente chiaro che possiamo parlare, fare tutti i discorsi spirituali del mondo, ma se in fondo io non prendo la decisione di dire devo assumermi la fatica dei rapporti con le persone reali che sono dentro la mia vita, io non riesco a fare un passaggio in avanti. Vale anche per noi consacrati, vale per un frate che vive in una comunità, vale per un prete, vale per chiunque questo. Cioè, la nostra vita è fatta di persone reali. Che cosa ci piace a noi? Quello che non c'è. Quindi mi piace l'altra situazione. Perché? Perché non provo fatica. Allora mi sembra sempre che l'altra situazione sia migliore. E così viviamo sempre scontenti. Sempre dicendo, ma perché quelli sì e noi no? Ma perché non ci siamo mai presi la responsabilità di quello che c'è dentro la nostra vita? Noi questa vita abbiamo. E incontriamo Gesù realmente quando ci assumiamo la responsabilità dei fratelli reali che ci sono dentro la nostra vita. Il secondo luogo, la Sacra Scrittura. Qui veramente andrò veloce perché abbiamo dedicato l'incontro scorso proprio sul Vangelo soprattutto, no? La forma della nostra vita sulla forma del Vangelo. Però voglio citarvi ancora una volta quello che vi dicevo l'altra volta, quando San Girolamo diceva che l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo stesso. E penso e spero che vi sia rimasto impresso che se il Vangelo serve dentro la nostra vita è perché il Vangelo ci cambia la mentalità, ci cambia il modo di ragionare le cose. Dice, io sono innamorato di te, però non devi parlare, non devi pensare, non devi esprimerti. Allora, di che cosa sei innamorato? Dell'immagine di una persona. Perché una persona reale invece parla, si esprime, pensa. A noi Gesù ci piace nei santini, non ci piace come pensa Gesù. Allora preferiamo dare milioni di baci a un santino che metterci ad ascoltarlo realmente. Ma nessuno di noi può avere un'autentica spiritualità se non smette di baciare un santino e di mettersi in ascolto invece di Gesù che parla, che pensa e che molto spesso parla e pensa con una mentalità scomoda rispetto alla mentalità nostra, che è una mentalità mondana. C'è una buona notizia però. Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non tornano senza aver portato frutto, così è di ogni mia parola. Non sto citando un canto, ma la parola di Dio, di cui il canto ha rubato. Questa è la bellezza della parola di Dio, cioè che non sta lì semplicemente a dirci come la pensa diversamente il Signore, ma che opera dentro di noi e non torna a Dio finché non ha operato questo cambiamento, finché non ci ha convertiti. Questa è la grande potenzialità. Perché io dovrei frequentare ogni giorno il Vangelo? Perché non torna a Gesù senza aver portato frutto dentro la mia vita. E sapete cosa fa Gesù? È ostinato. Finché non ottiene quel cambiamento. E dice, perché è così ostinato? Perché una persona che ti vuole bene, finché non ti vede felice, non molla addosso. Non molla. È come se Gesù volesse dire a ciascuno di noi, se tu continui a pensare così, tu soffri e sei infelice, non devi pensare così. Allora te lo dice in tutti i modi. E te lo ridice finché tu non smonti questo pensiero e cominci a guardarlo dall'altra parte. L'ignoranza di Cristo
è in ignoranza della scrittura. Quindi ricordatevi, se non volete essere discepoli di un santino, tutta la nostra spiritualità deve essere attraversata da questa grande spina dorsale che è la parola di Dio. Perché solo la parola di Dio dà voce di nuovo a un uomo che è vivo, che parla e che pensa. E Gesù vive, parla e pensa anche per i nostri tempi, per questo momento storico della nostra vita. È leggendo il Vangelo che capisco come devo voler bene, è leggendo il Vangelo che capisco le ragioni del perdono, è leggendo il Vangelo che vivo controcorrente rispetto alla mentalità del mondo, leggendo il Vangelo, non collezionando santini. Non c'è niente di male, però quello che voglio dirvi io è che fermarci alla superficie delle cose è un grosso rischio. Per questo credo che l'articolo 5 ci tenga a dire che l'incontro con la parola di Dio non è l'incontro semplicemente con dei teoremi, ma è un incontro con un Gesù vivo, presente, operante. Terzo luogo, la Chiesa. La Chiesa. Guardate che, allora, il problema di quando noi pensiamo alla Chiesa è che pensiamo alla Chiesa sempre come qualcosa di astratto o come qualcosa che riguarda i preti. Quando pensiamo alla Chiesa subito salta al nostro occhio la gerarchia, che è una parte della Chiesa, ma non è la definizione di Chiesa. Ecco, oggi vorrei fermarmi un attimo per cercare di spiegare o di lasciarvi qualche suggestione che vi permetta di entrare nel grande mistero della Chiesa e del perché nella Chiesa noi incontriamo Gesù vivo e operante. Non vi preoccupate, il sole bacia i belli, quindi vedo tutti una trasfigurazione davanti a me. Voi siete i più belli. Noi che siamo più brutti siamo in ombra. Ecco. Allora, permettetemi di tornare a una pagina del Vangelo, no? Di ritornare a una pagina del Vangelo che abbiamo già approfondito, ma io credo che lì ci sia la definizione più bella di che cosa sia la Chiesa. Un giorno Gesù sta parlando, sta insegnando, ha la malaugurata idea di non mettersi in giardino, di non mettersi in strada e di non mettersi in piazza, ma di mettersi dentro la casa di una persona. Facendo questo, la folla è così tanta che la gente non entra dentro questa casa e quindi si viene a creare naturalmente un tappo, cioè lo ascoltano soltanto le persone che riescono a sentirlo, che stanno davanti, non c'è nessuna amplificazione, la folla fa da tappo. Fuori chi c'è? C'è qualcuno che soffre, c'è un uomo paralizzato che per tutta la scena del Vangelo non parla, non prega, non spera, non dice nulla, e la sua condizione di paralisi non è semplicemente una condizione fisica, è anche psicologica e spirituale, cioè quest'uomo è bloccato anche nella fede. Cosa succede? Che un gruppo di amici, una sorta di unitalsi ante litteram, tenete in mente questa cosa, lo caricano su una barella e portano a Gesù quest'uomo, tentano di passare per la porta, non entra dalla porta, provano dalla finestra, non entra dalla finestra, tutti gli accessi sono chiusi, ma questi amici sono più ostinati di quella chiusura. Cosa fanno? Si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto e calano quest'uomo dal tetto, fanno un danno a quella casa tra l'altro, ma calano quest'uomo dal tetto e lo mettono davanti a Gesù. Voi immaginate la scena, che Gesù sta parlando e si vede scoperchiare il tetto e calare un uomo dal tetto. Dice il Vangelo che Gesù, vedendo la loro fede, non la fede di quell'uomo, quell'uomo non ce l'ha la fede, dice il Vangelo, non vedendo la preghiera di quell'uomo, ma la fede di quelli, dice a quell'uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Questa è la Chiesa. La Chiesa sono quei quattro amici
che si caricano sulle spalle un uomo che non ha nemmeno più le parole per pregare, che non ha nemmeno più la fede per chiedere, che non ha nemmeno più una speranza. È un uomo disperato, bloccato, caricato sulle spalle da quattro amici e portato da Gesù. Non parlate male della Chiesa, perché se parlate male della Chiesa, parlate male di questi quattro amici, perché questa è la Chiesa. Ovunque c'è qualcuno che si prende la responsabilità di caricarsi sulle spalle il fratello, soprattutto il fratello che non ha più parole, più preghiere, più fede, e sente il desiderio di dire: ma io lo voglio portare a Cristo, a Gesù voglio portare questa persona. Quante volte lo sento nelle mamme: vorrei i miei figli che incontrassero Gesù, vorrei che le persone a cui voglio bene incontrassero Gesù, vorrei che le persone con cui lavoro incontrassero Gesù. Quando sentite questo desiderio, è la Chiesa che vi sta fermentando dentro. State capendo che cos'è la Chiesa in quel momento, perché la Chiesa è così, ragiona. La Chiesa non è tanto ognuno fa qualcosa, questa è la gerarchia. La Chiesa ha innanzitutto il desiderio profondo di portare le persone a Cristo nonostante 10 milioni di difficoltà. Perché? Perché la vita è complicata, la realtà è complicata, le cose che dovrebbero aiutare a volte non aiutano, anzi sono di impedimento. Allora la Chiesa che cos'è se non il tentativo, anche spericolato, di portare le persone a Cristo? Gesù dice: vedendo la fede di queste persone, dice a quell'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ecco perché quando noi incontriamo la Chiesa, incontriamo la persona vivente e operante di Gesù. E sapete, molto spesso questa persona vivente e operante che incontriamo nella Chiesa è misteriosa. Voi sapete chi sono le persone più preziose per noi? Sono le persone che soffrono. Voi sapete che la preghiera di un malato vale più della nostra preghiera. La preghiera di una persona che è crocifissa vale più della nostra preghiera. E se mi vedete qui parlare, è perché c'è qualcuno che dal suo letto di dolore offre la sua sofferenza per me e permette a me di fare quello che sto facendo io questa mattina con ciascuno di voi. Quella è la Chiesa. Io vivo perché c'è qualcuno che mi porta sulle spalle. Sapete come ci ha fatti Gesù? Così, non autonomi. Ognuno è portato dalle spalle di qualcun altro. Noi siamo nella Chiesa perché nessuno di noi può arrivare a Gesù con le proprie gambe. Noi siamo Chiesa perché non possiamo pregare per noi stessi. La preghiera che funziona è pregare agli altri. Dice: allora dobbiamo smettere di pregare per noi stessi. Mi colpì leggere, poi credo che l'ho visto anche rappresentato, no? In una delle biografie di Padre Pio, il padre morente nel letto dice: prega che il Signore mi guarisca. E Padre Pio gli dice: i patti sono che io posso domandare per gli altri, ma non per me stesso. E tu fai parte delle cose mie. Per te non posso ottenerti niente. Tu fai parte delle cose mie. È la Chiesa. La Chiesa è questa cosa in cui tu dici che perché preghi? Tu pensi che la preghiera aiuti te. Tu sei retto dalla preghiera di qualcun altro. La tua preghiera regge la vita di qualcun altro, non la tua. Quindi quando tu smetti di pregare, hai lasciato qualcun altro a piedi, perché tu sei portato invece da altri. Il Signore ci ha fatti così, dipendenti gli uni dagli altri. C'è questa suggestiva e straordinaria immagine del nostro Don Tonino Bello, terziario francescano, che diceva che siamo angeli con un'ala sola. Uno con un'ala sola non vola, se vuole volare deve abbracciarsi con qualcuno. Ecco, Don Tonino, che era un poeta, in poesia ha tirato fuori l'immagine più bella di che cos'è la Chiesa: nessuno basta a se stesso. In questo senso nessuno di noi può fare a meno della Chiesa. E in questo senso noi nella Chiesa incontriamo Cristo, perché incontriamo l'esperienza di Gesù che dice, guardando la Chiesa: ti sono rimessi i tuoi peccati. Guardando questi quattro amici dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Guardando questi amici ci troviamo la vita cambiata. Finché la nostra vita spirituale non diventa anche ecclesiale, ancora siamo in una visione
molto mondana della fede. Perché ragionare in maniera ecclesiale nella nostra spiritualità significa essere convinti che nessuno basta a se stesso e che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Dice la parola, portate i pesi gli uni degli altri, amatevi di amore vicendevole, sopportatevi a vicenda, cioè caricatevi sulle spalle vicendevolmente. Senza Chiesa noi siamo condannati a rimanere fermi su una barella, lontani da Gesù, cioè lontani da un senso, lontani da un significato, lontani da qualcosa che possa riempire la nostra vita di salvezza. In questo senso dobbiamo coltivare nel nostro cuore sempre un'immensa gratitudine per la Chiesa, cioè un'immensa gratitudine per il mistero della Chiesa, per il mistero di persone che forse riconosceremo solo in paradiso il bene che ci hanno fatto. Di un albero ricordatevi che non si vedono le radici, si vedono le foglie, i rami, ma un albero vive di radici. La parte più importante della nostra vita rimane in piedi per una cosa che noi non vediamo e che forse un giorno capiremo che cos'è che ci ha fatto andare avanti. Cioè scopriremo davvero qual è stata la Chiesa per noi. Ed è questo il secondo passaggio che volevo proporvi in questo grande luogo di incontro con il Cristo vivo e operante che è la Chiesa. La Chiesa non è mai astratta, la Chiesa è sempre qualcuno di specifico. È la stessa faccenda dell'amore, dice io amo tutti. Quando uno dice che ama tutti significa che non ama nessuno. Perché non esiste l'amore universale, esiste sempre l'amore particolare. Cioè l'amore non lo incontri in astratto, lo incontri sempre in un'esperienza particolare. In questo senso la Chiesa tu non la incontri in astratto, la incontri sempre concretamente in qualcosa che ti circonda. I famosi fratelli del primo luogo, cioè questi fratelli sono il volto visibile della Chiesa. Sapete come definisce il Catechismo della Chiesa Cattolica? La Chiesa è sacramento universale di salvezza. Ve lo traduco ancora: se ti vuoi salvare, la devi passare. Ho fatto pure la rima. Cioè, questi amici sono causa di salvezza per te. Ma questi amici, paradossalmente, hanno il volto concreto delle persone che hai di fianco, di quel prete, di quel frate, di quel consacrato, di quella consacrata, di quei fratelli, di quelle situazioni, con i loro pregi e i loro difetti. Ricordatevi della risposta che un saggio vescovo diede a Napoleone quando nell'Ottocento, nel suo delirio di onnipotenza, Napoleone aveva deciso di distruggere la Chiesa. Questo vescovo guardò Napoleone e disse: non ci siamo riusciti noi in 2000 anni, immagina tu. Parlava di noi cristiani, parlava di noi che siamo dalla sua parte, cioè se la Chiesa si dovesse reggere su quanto siamo bravi noi, avremmo chiuso la ditta molto tempo fa. Capite che una delle prove che Dio esiste è che nonostante noi andiamo avanti, nonostante i nostri peccati, i nostri limiti, perché la Chiesa non coincide su quanto noi siamo bravi, è qualcosa di più grande. E quando noi riceviamo il battesimo, dentro di noi ci attraversa lo stesso zelo di questi amici che ci ha raccontato il Vangelo. E credo che il nostro impegno è quello di amare la Chiesa, di essere grati nei confronti di questo sacramento e, attenti, di diventare noi Chiesa, cioè di capire che ogni nostro gesto è ecclesiale, concorre al bene di qualcuno, non al nostro bene. La fede non è autoreferenziale. Mi confesso, ho risolto il problema con me stesso. Prendo i sacramenti e ho risolto il problema della mia salvezza. Leggo la parola di Dio, ho cambiato, mi sono convertito io. No, no. Ciò che ti fa star bene a te riguarda tutti. Ciò che ti fa soffrire riguarda tutti. I tuoi peccati riguardano tutti. La tua conversione riguarda tutti. Allora, se tu ti converti, tu porti bene agli altri, non innanzitutto a te stesso.
noi non abbiamo un rapporto a tu per tu con Dio dicendo io e te e il resto chi se ne frega degli altri. No, esattamente il contrario. È un po' come dire quanto vorrei portare i miei figli a Cristo. Il Signore ti dice è possibile, convertiti tu innanzitutto, vivi bene tu questo. Questo è un principio di salvezza. Cioè, non ci lascia con l'ansia di dire, ma io che cosa posso fare? Io cosa posso? Tu puoi farti santo. Se tu ti fai santo, sei diventato chiesa. Cioè, il Signore, guardando te, dirà a tuo figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati. E dirà a tuo figlio, alzati e cammina. E dirà a tuo figlio, sii felice. E dirà a tuo figlio, riprenditi in mano la vita. Ma io non lo vedo. Io ti dico, tu credi in questo, anche se non lo stai vedendo in questo momento. Credi che il Signore guarda la tua santità per operare meraviglie nella vita dei fratelli. Ecco il principio ecclesiale, diventare noi Chiesa. Perché voi siete terzo ordine francescano? Non per voi stessi. Il Signore vi ha chiamato in questa strada perché sta operando nella vita di molti altri attraverso di voi. Siete voi quei quattro amici, oggi un po' di più, che il Signore, guardando la vostra fede, la vostra preghiera, il vostro stare insieme, può operare nel mondo e può fare qualcosa nel mondo. Ecco, la nascita di un'autentica responsabilità ecclesiale è esattamente questo. Il prendere sul serio il nostro cammino di santità è prendere sul serio qualcosa che porta bene agli altri, non solo a noi stessi, affidati gli uni agli altri. Ultimo luogo è il luogo delle azioni liturgiche. Non vi preoccupate perché non ho finito, eh? Nel senso che finisco questi quattro luoghi e poi, scusatemi, devo fermarmi su un dettaglio che credo che sia forse la cosa più bella di questo nostro incontro di oggi, che l'articolo 5 mette davanti ai nostri occhi. Qual è il problema delle azioni liturgiche? Sapete qual è il rischio che tutti corriamo? È quello di separare la liturgia dalla vita, cioè di non riuscire a capire che cosa c'entra quello che celebriamo con quello che viviamo. Se ascoltare la parola di Dio significa mettersi ad ascoltare la parola di i ragionamenti di Cristo, la sua mentalità, la sua parola viva a me contemporanea, nelle azioni liturgiche io che cosa sto sperimentando? Una cosa bellissima, sapete cosa? Toccare il Signore, toccare. Avete presente quando Gesù nel Vangelo con la saliva tocca la lingua di quel muto e lo fa parlare, o prende le sue dita, le mette nell'orecchio del sordo e lo fa tornare a udire, o prende del fango, lo spalma sugli occhi di un cieco e lo fa tornare a vedere? Il Vangelo è pieno di Gesù che tocca le persone. E questo è già importante perché nella mentalità ebraica non si toccano le persone malate, diventi impuro. Gesù tocca invece, attenti, tocca e si lascia toccare. Pensate a quella poco di buono, così viene definita dai commensali, no? Che entrando durante una cena comincia a piangere sui piedi di Gesù, li bacia, li bagna, li asciuga con i capelli. Il gesto è di un'intimità pazzesca. Gesù si lascia toccare da questa donna e pensa Simone il fariseo, se fosse davvero profeta saprebbe chi è la donna che lo sta toccando. Vedete il giudizio subito. Tutti noi, Nemorroissa, tutti noi abbiamo bisogno di toccare Cristo. Dov'è che lo tocchiamo? Nelle catechesi? No. Nei libri? No. Nei confronto tra di noi? No. Alzo la posta. Dov'è che lo tocchiamo? Nella parola di Dio? No, c'è qualcosa di ancora più profondo che ci introduce ancora più nel cuore della realtà. E la liturgia è il luogo dove noi tocchiamo il Signore. Allora tu ti puoi fare tutti i discorsi più belli di questo mondo, ma se poi non fai la comunione, non ti lasci toccare da Lui. Tu puoi fare le catechesi più belle sulla misericordia, ma se non lo incontri nella confessione, non ti lasci toccare da questa misericordia. La nostra vita cristiana senza il tocco dei sacramenti,
che viene esplicitato in tutte le azioni liturgiche, è un cristianesimo disincarnato, che non ha più quella concretezza che cambia la nostra vita, che la guarisce. Voglio farvi un esempio. Un cieco va dal medico e gli dice: sono cieco. E quello gli dice: ah, adesso ti spiego perché sei cieco, perché il muscolo ottico si è accavallato, è successo questa cosa e tu non vedi più. E quindi 80 euro, arrivederci. Cioè, se io trovo semplicemente uno che magari... Scusate, ma io sono buono oggi. Con la ricevuta o senza ricevuta? Ok. Ok, basta, non apriamo problemi fiscali. Che cosa voglio dirvi? Che se tu vuoi guarire, non hai bisogno semplicemente di qualcuno che ti spiega perché sei cieco. Hai bisogno di qualcuno che metta mani alla tua malattia e magari l'aiuti, la sblocchi. Se di Gesù ti tieni semplicemente l'interpretazione dei tuoi peccati, o l'interpretazione del tuo dolore, o l'interpretazione del tuo amore, della tua gioia, che cosa può fare se non rilasciarti la fattura e andartene a casa? Dobbiamo lasciarci toccare da Lui. Il cristianesimo non è solo diagnosi, è anche cura. Non possiamo tenere solo la diagnosi. E dopo che ho capito che sono infelice, lasciati toccare. E dopo che ho capito che sono peccatore, lasciati toccare. E dopo che ho capito che ho bisogno di essere salvato, lasciati salvare. Senza i sacramenti, senza le azioni liturgiche, noi abbiamo tolto il tatto a una persona reale. Se prima ci accontentavamo di baciare un santino, in questo caso abbiamo tolto persino il rapporto con un'apparenza, cioè non c'è manco più il tocco. È nelle azioni liturgiche che tutto questo diventa tremendamente concreto. E ve lo ripeto, Gesù ci tocca e si lascia toccare da noi nei sacramenti. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma uno come me può accostarsi all'Eucaristia? E io dico: no. Allora tu vedi che crolla il mondo, no? Perché qualcuno ti ha detto ad alta voce che è proprio questo che fa di noi persone che possono quindi accostarsi. Quando tu hai la consapevolezza che nessuno di noi è veramente degno di questa roba qui, ma il Signore si lascia toccare da noi. Non è che uno va lì perché se lo merita, Va lì con la consapevolezza di non meritare niente. Questo ci dispone il cuore davvero nei sacramenti. Perché lo sappiamo, molte persone, no, non succede nel terzo ordine, quindi parliamo male di altri, Parliamo male di altri. Dice: ma io perché mi confesso? Faccio sempre gli stessi peccati. Ma per questo devi confessarti. Perché noi abbiamo la consapevolezza che inginocchiati lì, mentre il sacerdote ci sta dando il tocco di quella misericordia, sappiamo che due minuti dopo ci ritroveremo davanti alla stessa storia e noi ancora una volta domanderemo che lui ci rimetta in piedi. Questo ci salva. Non facciamo troppi ragionamenti che poi a un certo punto, intellettualizzando la nostra fede, la prima cosa che facciamo fuori sono i sacramenti. Esattamente il contrario, i sacramenti innanzitutto. Certo, dobbiamo evangelizzare di nuovo i sacramenti, cioè non sono talismani, non sono magie, perché un sacramento in cui, cioè, ti lasci toccare da Gesù ma non ti converti, rende te come i famosi 10 lebbrosi. Vi ricordate? Solo uno torna indietro e solo a quell'uomo Gesù dice: va che sei stato salvato. Gli altri sono stati solo guariti, non salvati. C'è una grande differenza tra aver risolto un problema e aver risolto il problema della vita. Quindi vivere i sacramenti senza convertirsi significa fare la fine di questi lebbrosi. I sacramenti ci interpellano anche nella nostra conversione. Dice: ah, ho fatto la comunione tutti i giorni, quindi sto a posto. Io vi ricordo che Giuda ha fatto la comunione prima di tradirlo. Ha intinto con Gesù nel piatto, ha mangiato, ha preso quel boccone, l'ha portato alla bocca, e non a una messa qualunque, alla prima messa della storia, anzi l'unica messa della storia, perché tutti siamo contemporanei di quel gesto. E non vi preoccupa questa cosa? Non vi preoccupa il fatto che il male ti può anche far fare la comunione? L'importante è che non ti converti.
vuoi la comunione tutti i giorni, vai, vai. L'importante è che non ti converti. Quindi non dobbiamo mai trasformare il sacramento nella scusa per non convertirci. È appello alla conversione il sacramento. È appello alla conversione. Quando il Papa dice che Dio non si stanca mai di perdonarci, non si stanca mai di perdonare una persona che cerca il perdono. Non si può perdonare una persona che non cerca questo perdono, che non cerca l'esperienza di questa misericordia, che non capisce che nella sua indegnità deve tornare là da lui, mettersi di nuovo ai suoi piedi, piangere di nuovo, avere di nuovo amore, imparare di nuovo da capo. Ecco perché questo quarto luogo è uno dei luoghi più belli di incontro con il Signore. E questo mi permette di dire l'ultimo grande tema che volevo affrontare con voi, cioè è una sottoparte di questa quarta stanza, che San Francesco ha definito come il luogo più significativo dove lui ha incontrato veramente la persona reale, vivente e operante del Signore, cioè il corpo e il sangue di Cristo, l'Eucaristia. Permettetemi in questo ultimo tratto del mio incontro di benedire l'Eucaristia, cioè di dire bene dell'Eucaristia, di parlare bene dell'Eucaristia. E chiedo al Signore davvero lo spirito per potervi dire poche cose, ma che spero vi raggiungano nel cuore. La prima cosa è che l'Eucaristia è Gesù che mantiene una promessa. La promessa è questa: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Gesù ha mantenuto questa promessa. Il pegno di questa promessa è l'Eucaristia. Cioè Gesù nell'Eucaristia continua ad essere presente con noi fino alla fine del mondo. Finché esisterà il mondo, finché esisterà un frammento di storia, finché ci sarà un solo uomo al mondo, in questo mondo ci sarà Gesù che ha promesso di restarci, innanzitutto nell'Eucaristia. Ecco perché quando noi diciamo dov'è Dio, noi cristiani possiamo dirlo, sappiamo dov'è. E se possiamo dirlo per fede, che dire è nei fratelli, è nella parola di Dio, è nella Chiesa, è nell'esperienza del dolore, è nell'esperienza della gioia. C'è un luogo invece in cui la geografia è precisa. Nell'Eucaristia è sicuro che Lui è lì. Allora poco importa se tu non lo senti, se non sei accompagnato dall'apparato emotivo, se i tuoi pensieri si confondono, perché Lui è realmente presente lì, come... Non dipende da quanto tu ti concentri, non dipende da quanto tu sei bravo. Se tu sai che una cosa è reale, ci stai davanti a quella cosa reale. Il Signore ci ha dato una cosa reale. Allora, tutte le altre presenze si dicono presenze misteriose. Questa invece è presenza reale di Gesù, reale. San Tommaso ogni tanto andava davanti al tabernacolo e voleva metterci la testa dentro. C'è un rapporto fisico che noi dovremmo avere con l'Eucaristia e che è cresciuto con la consapevolezza della Chiesa, un po' alla volta, Non è stato così fin dall'inizio, ma credo che sia di tutte le relazioni. Ci sono delle cose che ti accorgi che sono importanti dopo. La crescita della nostra fede avviene insieme con noi. Anche nella storia della Chiesa è successo questo. Cioè che la presenza di Gesù nell'Eucaristia a un certo punto è cominciata a diventare importante. Vabbè, poi c'è chi ci spiega, ma no, ma è questo il frutto soprattutto della controriforma protestante. Io so che ci sono delle circostanze anche storiche che ci rendono più consapevoli delle cose. Noi viviamo adesso in questa consapevolezza, e cioè che noi abbiamo finalmente un luogo reale dove Lui c'è, è lì. Questa è la grande domanda che vi pongo. Ma voi ci credete che Lui è realmente presente lì? Perché se ci credete, abbiamo svoltato. Se Dio è con noi, dice Paolo, chi sarà contro di noi? O San Giovanni Bosco, se Dio è dalla nostra parte, noi siamo la maggioranza allora. Lo capite che è dalla nostra parte? E che la prova che è dalla nostra parte è l'Eucaristia. Mi pare che una donna di nome Chiara ha fermato anche qualcuno di malintenzionato con l'Eucaristia in mano.
Che cosa significa tutto questo? Non è che quella presenza dipende da quanto tu ci credi. Quella presenza diventa efficace nella misura in cui sei consapevole che è reale. Mi piace pensare che i gesti dei miracoli eucaristici sono un po' come il Signore che dice: ah, scusate, non vi dimenticate che questa cosa, questa roba è reale, non è solo simbolica, eh? Non è facciamo finta. Avete presente le nostre bambine, no? Piccole, che giocano a dare il tè alle amiche, no? Prendono le tazzine, fanno finta di mettere il tè. Sono venute le amiche, abbiamo dato il tè insieme. Non è facciamo finta. Non è fare finta. È reale quello che avviene lì. Io sarò con voi sempre fino alla fine del mondo. Ha mantenuto la parola. Seconda cosa. L'Eucaristia, adesso userò una parola difficile, ma vi prometto che ve la spiego per bene. È il luogo in cui il Signore transustanzia la realtà. Allora, che significa tutto questo? Che la forma della vita rimane uguale. Tu rimani uguale, in apparenza rimani uguale, ma nella sostanza il Signore la cambia. Quindi tu, venendo fuori dall'Eucaristia, ritrovi la stessa vita di prima, ma in sostanza non è la stessa vita di prima. Perché che cosa è diventato quando tu l'hai portata su quell'altare? È diventata Cristo. Questo è il potere dell'Eucaristia. Tutto quello che offriamo sull'altare diventa Cristo. Allora le tue croci, la tua debolezza, la tua fatica, se te la tieni per te, è solo debolezza, croce e fatica. Se la metti sull'altare, diventa il corpo di Cristo. Per spiegare sta roba qui, io vi chiedo veramente scusa se sto per usare un'immagine forse un po' troppo cruenta, ma siccome noi siamo persone del sud, penso che riusciate a capire dove voglio andare a parare con questa roba qui. Che cos'è che fertilizza i nostri terreni? Il letame. Che cos'è il letame? Che cos'è lo sterco? Ce lo dobbiamo dire proprio ad alta voce che cos'è? Capite? Allora, sta roba qui, se te la tieni tu, è solo letame. Se la metti lì, la offri, diventa fertilizzante. Questo è il gesto dell'offerta dell'Eucaristia. La vita, quando ce la teniamo solo noi, puzza, pesa, fa male. Ma se la vita la offriamo su quell'altare, qualunque essa sia, anche lo scarto più brutto della vita, la cosa che uno non si augurerebbe mai, se la metti su quell'altare, il Signore la trasforma in fertilizzante. Fermenta la vita. È il miracolo dell'Eucaristia, capite? Cioè, non ci ha dato semplicemente un luogo dove Lui è presente, ma un luogo dove la vita cambia in sostanza. Io non posso risolvere questo problema della mia vita, ma posso lasciare che il Signore in sostanza lo trasformi in Lui. Cioè in cosa? In redenzione. Allora, quando andate a messa e avete un peso sul cuore e vedete che il sacerdote sta offrendo il pane e il vino, in quel momento offrite anche voi. Io ho in mente una famiglia che sta vivendo un dramma tremendo di divisione. L'ho portata nella messa. Un ragazzo che sta male per una malattia, l'ho portato nella messa. La gioia che delle persone stanno vivendo, l'ho portato nella messa. Cosa succede? Che alla comunione quella roba lì ti viene restituita. Il sacerdote te la ridà e ti dice così: il corpo di Cristo. È diventato il corpo di Cristo. Noi non possiamo fare a meno di una roba del genere. La vita non cambierebbe se il Signore non ci avesse dato questo dono immenso dell'Eucaristia, il sacramento in cui la vita si transustanzia, cioè in sostanza cambia. Questo fa di noi non più dei disperati, fa di noi dei salvati. Ecco perché una vita cristiana senza l'Eucaristia è teatro, è finzione, è fregatura. Nessuno di noi può fare a meno di un luogo del genere. La Chiesa vive di questa offerta. Il cristiano vive di questa offerta, cioè in questa capacità di dare, di mettere sull'altare tutto, frutto della terra e del lavoro dell'uomo.
gli affanni, le gioie, le sofferenze, le cose belle, le cose brutte, messe su quell'altare, il Signore le transustanzia, le riempie di Lui. Che grande responsabilità che noi abbiamo. Noi non possiamo salvare il mondo, ma siamo chiamati a offrire il mondo. Noi non possiamo, noi personalmente, risolvere tutti i problemi, ma possiamo raccogliere questi problemi e portarli su quell'altare. Il gesto non è simbolico, è reale, è misteriosamente reale. E ognuno di noi ha questa grande responsabilità. Quanti ne siamo oggi? 300? Bene, forse di più. Ognuno di noi, su 300 di noi, ha migliaia di persone che si poggiano sulle nostre spalle. Noi, che siamo stati nell'Eucaristia, abbiamo portato quella vita di queste persone, l'abbiamo offerta su quell'altare. Il Signore l'ha cambiata, l'ha riempita di Lui, l'ha trasformata in redenzione. Senza Eucaristia, noi non potremmo esistere. Non c'è niente di più prezioso di questo. Perché l'Eucaristia è il prolungamento di Gesù crocifisso e risorto. Aveva ragione Francesco, non c'è un luogo migliore di questo. Dice, ma ci sono i fratelli di più, c'è qualcosa di più dei fratelli. Quando quei fratelli li porti su quell'altare, diventano Lui. Lui. L'ultima cosa. Gesù nell'Eucaristia rinuncia alla sua gloria per essere sopportabile alla nostra libertà. Cioè, non c'è nessun segno esterno che possa condizionare la nostra libertà. Tu sei libero di credere che quello è solo pane e sei libero di credere invece che è il corpo di Cristo. Nessuno ti obbliga. Questo è il paradosso dell'amore di Dio. Che nell'Eucaristia ha rinunciato a tutti i segni della sua gloria affinché il tuo dire di sì o di no fosse pienamente libero. Chi mi assicura che Lui è lì presente? La tua fede te lo assicura. Non cercate altri segni, se non quello della vostra fede che dentro di voi vi dice Amen. È così, è presente lì. A noi ci piacciono i segni, perché siamo degli insicuri che cercano sempre rassicurazioni. Ma ricordatevi che più il Signore ci dà segni, più è la prova che la nostra fede è piccola. Più aumenta la fede, più il Signore toglie i segni, perché non hai più bisogno dei segni. Uno pensa, sono una persona molto credente, il Signore mi fa un sacco di segni. Guarda che è proprio la prova che la tua fede è proprio quasi inconsistente. Solitamente il contrario, quando la tua fede cresce, Lui toglie gli effetti speciali. E questa immagine ce la dà chi? I discepoli di Emmaus. Vi ricordate? Mentre sono, tra virgolette, non credenti, fanno fatica a credere, mentre fanno questa fatica a credere, vedono Gesù. Lo sentono, ci parlano, lo invitano a cena, si siedono a tavola. Quando lo riconoscono nello spezzare il pane, cosa accade? Scompare dalla loro vista. Quasi quasi uno dice, ma forse è meglio essere non credente, così almeno lo vediamo. E questo è il mistero straordinario della fede nell'Eucaristia. Il segno della sua fragilità, il segno della sua semplicità e la rinuncia alla sua gloria. Sta roba qui, 2000 anni fa, diede scandalo agli israeliti che aspettavano un Messia, ma non potevano accettare che venisse nella fragilità di un bambino. L'evento dell'incarnazione è l'anticipazione scandalosa dell'Eucaristia. Io non posso pensare che l'infinito, il figlio dell'Onnipotente, il creatore di tutto, si faccia un bambino fragile, figlio di povera gente. Capite quanto è scandaloso questo? È lo stesso scandalo che dice a ciascuno di noi. Il Figlio di Dio, l'Onnipotente, il Crocifisso risorto, è presente lì, nell'Eucaristia, negli altari delle nostre chiese ormai svuotate. Dimenticato in un tabernacolo dove nessuno lo prega,
Non importa, ci lascia liberi, liberi di non andarci, liberi di ignorarlo, liberi di fare a meno di lui, ci lascia liberi, è il mistero dell'amore. Perché non potrebbe esistere amore se non senza questa libertà. Vorrei dire che se l'Eucarestia è il luogo più grande dove noi incontriamo Cristo, è anche il luogo più grande dove noi sperimentiamo la nostra libertà. Chi ci dice che è veramente così? Ascolta la tua fede, è la tua fede che ti fa andare lì, è la tua fede che ti fa mettere in ginocchio e ti fa riconoscere nel gesto di inginocchiarti che lì Lui è presente. Non ricordo se vi ho raccontato, se ve l'ho raccontato abbiate pazienza, sapete con l'età succede che ripeto le cose. Vabbè, chiudiamo la faccenda dell'età. Vai. Prima del terremoto all'Aquila, io ero rettore di una chiesa bellissima, una chiesa di Clarisse tra l'altro, non c'erano più le Clarisse, e il vescovo l'aveva affidata a me con gli universitari. E voi sapete che molto spesso succede che nelle chiese dei monasteri di clausura le chiese non affacciano su una piazza, sono interne, no? E quindi questa chiesa, per accedere a questa chiesa si passa per un arco medievale e poi si entra in una sorta di chiostro. La maggior parte degli aquilani non era abituata a sapere che lì ci fosse una chiesa, perché era una chiesa di un monastero di clausura, non c'entrava mai nessuno. Quindi ha voglia di tenere aperto il portone. Dici, ma che cos'è qua? Cioè, non sapevano. Avevamo capito che l'unica cosa che faceva la differenza nella nostra pastorale è rimettere Lui al centro. Abbiamo deciso di far questo. Un periodo, siccome il monastero era dedicato allo corpo di Cristo, all'Eucaristia proprio, abbiamo rimesso Gesù nel tabernacolo e poi feci fare una gigantografia sul portone, sulla facciata di questo muro, dove incomprensibilmente non si capiva che ci fosse una chiesa, e feci scrivere una frase di Charles Péguy, questo poeta francese, semplicissima. Diceva così: Lui è qui. Basta. La gente si fermava e diceva: Lui chi? Ed entravano. E che cosa trovavano? Niente, il tabernacolo. Una piccola luce sul tabernacolo. Lui è qui. Io credo che tutta la nostra fede eucaristica è poter dire con tutto noi stessi al mondo: Lui è qui. Questo dovrebbe far rinascere anche nelle nostre fraternità, forse, un culto all'Eucaristia che non sappia di mero ritualismo, che non sappia di è una cosa che dobbiamo fare, ma è proprio coltivare la consapevolezza di una presenza che cambia, che fa la differenza, di una presenza che transustanzia il mondo, che salva il mondo, che continua a operare nel mondo, di una presenza contemporanea di un Dio che è presente e che agisce e che riempie la nostra vita di salvezza e di significato. Possa la nostra fede nell'Eucaristia renderci un po' come San Francesco, innamorati, appassionatamente innamorati di tutto quello che ci parla di Lui, sì, del creato, dei fratelli, ma soprattutto di questo tesoro immenso che ci è consegnato, che è il sacramento del suo amore, il cuore della Chiesa, il cuore del mondo, l'Eucaristia. Grazie.